Grazie mille e ovviamente potrei continuare a scusarmi per la performance dell'altra volta, ma pazienza, la diamo per buona. Le immagini che vi mostrerò oggi, ciò di cui parlerò oggi andrà probabilmente un po' sopra ciò che si era detto con l'aiuto del Mimo nel precedente incontro. Cercherò di bypassare, se mi ricordo quel che ha detto quando ci vedemmo la prima volta, di non ripetermi le stesse cose. Penso che però voi mi sentiate, anche se io non sto necessariamente flessa sul microfono. Però è un po' bassino, o anche il microfono, allora, o nel microfono, perché qua c'è una cosa. Ecco, così andiamo, meglio voi e meglio io. Apparentemente potrei essermi sbagliata, chiavetta, anche questa volta, perché non abbiamo né Bocchi né Palazzo Bocchi, ma abbiamo una scena dell'Eneide che si trova esattamente in questa sala ed esattamente sopra la porta di destra. Partiamo da qui, credo che sia questo il centro a partire dal quale poi negli incontri che hanno preceduto questo avete affrontato il tema dell'emblema e di una cultura dell'emblema in quest'area e a Bologna principalmente, e di qui mi sembrava giusto partire. Questa è, appunto, vedete sicuramente meglio se vi voltate dietro, una scena raffigurata dagli illustratori, o meglio dal pittore Attilio Palazzo Leoni, verosimilmente ispirati da Niccolò dell'Abate, probabilmente realizzazione di Sammachini, ma quello che a me interessa in questo caso è il tema dell'Eneide, un tema classico, una classicità evidentemente riscoperta analiticamente in tempi abbastanza recenti attraverso l'attività dello studio. Ciò che diventa un topos della decorazione dei palazzi alla page di questi anni centrali del Cinquecento. Troviamo qualcosa di paragonabile, quantomeno nel tema, in queste altre immagini che si sviluppano intorno a Palazzo Leoni, intorno topograficamente a Palazzo Leoni, ma intorno anche al tema di Palazzo Leoni. Ritroviamo le mete nell'immagine in alto, ritroviamo una rivisitazione moderna delle medie attraverso l'Ariosto in questa raffigurazione mal resa che vedete al di sotto, vedete la celeberrima Medea al bagno alla destra di Palazzo Leoni, e vedete uno Zeus, signore dell'Olimpo, che sarà una delle immagini mitiche etiche di Palazzo Bocchi, cioè della casa del tizio di cui vado a parlare. Cosa c'è di caratteristico in questo gioco, in questa specie di mappa? Gli affreschi, le pitture murali che ho dato a frammenti corrispondono ai luoghi che vedete indicati. La citazione dall'Eneide è dalle storie di Camilla a Palazzo Poggi, la citazione dall'Orlando Furioso è da Palazzo Torfanini, oggi Palazzo Zucchini, Zeus, signore dell'Olimpo, è in Palazzo Bocchi, e le storie di Giasone e di Medea, dalle Argonautiche di Apollonio Rodio a Palazzo Fava. Luoghi vicini che scelgono un tema condiviso, e cioè quello di un'epopea classica rivisitabile, riattualizzabile, riproponibile, non come residuo archeologico, non come riscoperta di un tratto archeologico che corrisponde a un gusto antiquario, ma come un elemento iconografico, un elemento rappresentativo, non voglio dire decorativo, ma rappresentativo, che viene collocato in queste piccole corti, in queste case signorili che si configurano per molti aspetti come microcorti dentro questa, diciamo, microcittà. Temi classici, ma ciò che ricorre è anche il nome
di chi è attivo all'interno di queste dimore, provando a usare colori diversi per indicare i singoli artisti e facendoli ricorrere da un luogo a un altro, sperando di dare l'idea di questo passaggio rapido. Prospero Fontana attiva Palazzo Poggi, diventa l'ispiratore, in qualche modo l'aiutante di Achille Bocchi in Palazzo Bocchi, non solo aiutante nel senso che gli realizza la dimensione iconografica e illustrativa sia delle questioni simboliche sia del palazzo, ma perché lavora anche sul piano teorico insieme a Bocchi. Lo troviamo attivo a Palazzo Torfanini. Niccolò De Rabatte gioca tra Palazzo Leoni, Palazzo Poggi e Palazzo Torfanini e lo scambio in qualche modo risulta efficace, risulta quanto mai efficace. C'è però un tratto comune che non emerge da questo schema. Chi abita queste case? Che accade in queste case? Ovviamente i proprietari sono facoltosi, non necessariamente appartenenti alla classe senatoria bolognese, hanno chi più chi meno legami con la Curia Romana e da questa relazione con la Curia Romana traggono in qualche modo una dimensione meno provinciale, concepiscono le loro case come luoghi di abitazione ma anche come luoghi di incontro, anche come luoghi di incontro culturali. Qui a Palazzo Leoni, Vincenzo Leoni, nipote di Camillo, anima che a un certo punto renderà efficace e produttiva una delle accademie bolognesi del tardo Cinquecento, l'Accademia degli Ardenti, accademia legata a temi religiosi e letterari insieme, spirituali e letterari insieme. A questa accademia aderirà il padrone di casa, Bartolomeo Torfanini, il padrone di casa di Palazzo Torfanini. Dentro Palazzo Bocchi, quindi dentro questa casa che fa da abitazione ad Achille Bocchi e alla propria famiglia, ma anche da sede della sua accademia, si riuniranno i membri di un'altra accademia bolognese molto attiva, appunto l'Accademia Ermatena di Achille Bocchi. Ma l'Accademia Ermatena di Achille Bocchi, prima di stare a casa di Bocchi, stava con ogni probabilità a casa di Giovanni Poggi dentro Palazzo Bocchi. E chi prima si riuniva dentro Palazzo Poggi va poi a riunirsi a Palazzo Bocchi dopo la costruzione del medesimo. Girano quindi non solo i pittori, i decoratori, girano non solo le idee, ma girano anche i testi e chi in qualche modo faceva da pivot di questa cultura che aveva sì, si giovava sì di un recupero filologico di un'antichità pagana, greco-latina, ma che aveva in qualche modo un'intenzione attualizzante rispetto a questa attività. Date le regole di ingaggio, io cercherò di raccontare, di fare il Palazzo Poggi il centro propulsore di questa attività che diventerà questa attività culturale, di questa proposta culturale che non è né letteraria, né filologica, né filosofica, né iconografica e pittorica, ma che è per l'appunto simbolica e tiene insieme tutti questi differenti livelli e tutti questi differenti linguaggi di rappresentazione della conoscenza nei propri domini. Io farò di Palazzo Bocchi il luogo dal quale tutto ciò esce. Nel farlo commetto sicuramente un errore, un errore del quale sono consapevole, perché effettivamente gli incunaboli di quella attività che avrà effettivamente luogo presso Bocchi era nata qualche decennio prima grazie al sodalizio tra Giovanni Poggi e Achille Bocchi dentro Palazzo Poggi. Palazzo Bocchi immagino che tutti sappiate dov'è e dove si trova. Io comunque ho preso la piantina di Bologna. È un palazzo che fa angolo tra via Rolto e via degli Albiroli, lo riconoscete per la scarpa molto evidente e per due iscrizioni, una in latino tratta da Orazio dal primo libro dell'Epistola di Orazio e un'altra ancora più suggestiva ed eccezionale nelle facciate di case bolognesi, che è un'iscrizione in ebraico ricavata dal Salmo 120, dopo la vedremo in dettaglio.
Questa è una delle molteplici possibili rappresentazioni di quel che Palazzo Bocchi non fumano avrebbe dovuto essere. Perché tanta eccezionalità, perché tanto zelo, perché tanta cura, perché tanta volontà di rendere anche la facciata di questo edificio così immediatamente simbolica, così immediatamente non solo simbolica, ma portatrice di quella crasi di linguaggi o di segni e di simboli che è poi il contenuto essenziale di ciò che accade entro, al di là della porta d'ingresso. Ci sono le zene particolari, sull'angolo c'era l'Ermatena, la scultura in rilievo di Mercurio e di Minerva legati insieme, vedremo anche il dettaglio, ma soprattutto insieme a queste immagini riconoscibili visivamente, a queste figure rappresentate e riproposte, ci sono queste lingue, il latino e l'ebraico messi insieme. C'è una disposizione particolare anche di stili, non solo stili architettonici, ma anche stili linguistici e rappresentativi che sembrano, sembrerebbero voler dare subito dall'esterno l'idea di che cosa va a nascondersi o a disvelarsi all'interno. Chi vuole tutto questo e chi organizza tutto questo è Achille Bocchi, un tizio che ha grosso modo questo aspetto, almeno tale lo interpreta Prospero Fontana, amico oltre che collaboratore e oltre che diciamo così traduttore di immagini del pensiero filologico filosofico di Bocchi. Bocchi era nato nel 1488, morirà nel 62 a metà virtuale della propria esistenza, cioè intorno al 45, lavora a quella che deve essere la Domus Academiae, cioè a quella che deve essere insieme alla propria casa anche la casa della sua accademia. Questo gruppo doveva essere scolpito, guardando bene l'edificio attuale si vede un punto in cui probabilmente poteva esserci questo rilievo. Questo rilievo è la raffigurazione del nome stesso dell'Accademia Bocchiana, cioè Ermatena. L'immagine anche in questo caso doveva essere ben visibile a chi passava per la strada, chi passava di lì doveva sapere che lì c'era non solo una casa adibita ad abitazione, ma c'era anche un'accademia, non un'accademia qualunque, ma quell'accademia lì, l'Ermatena. Siamo a metà strada della vita di Bocchi, ma siamo in qualche modo a metà strada di un momento importante della cultura e della cultura alta bolognese del Cinquecento. Siamo a metà strada tra quanto accade nell'immagine che ho collocato lì sopra, l'archiginnasio, lo studio, in realtà nel 1508 l'archiginnasio non c'era, ma Bocchi insegnava grammatica e poi umane lettere dentro lo studio pubblico bolognese. Dal 1555 è più defilato dall'attività universitaria e concentra il contenuto di quello che era stato il proprio insegnamento nella composizione dei libri, delle questioni simboliche che diventano in qualche modo il proprio lavoro più importante, ma anche l'esito, così almeno lo racconta Bocchi, di una sorta di lavoro in equipe. Un lavoro in equipe al quale collaborano gran parte dei sodali di questa Accademia Ermatena. Mi ero copiata qualche nome, ma in questo caso ho lasciato a casa il foglio e provo a ricordarli a memoria, c'è sempre però a mimarli. È molto curioso, lo staff è molto curioso, il gruppo, quella che Bocchi chiama la studiosa corte dell'Ermatena, ricorrendo un'immagine anche militare. Questa corte dell'Ermatena è formata da Gabriele Paleotti, da Leandro Alberti, Gabriele Paleotti, cardinale bolognese, ma anche in qualche
qualche modo il normatore dell'iconologia contro il post concilio di Trento, contro il riformista. Leandro Alberti, scusate, inquisitore tenace e poco disposto a venire a patti con l'eterodossia. Però dentro l'Accademia di Bocchi ci stanno paresi eretici, da Lisia Fileno a Beccadelli, a una serie di personaggi collusi con quelle che erano le frange ancora per poco eterodosse, poi direttamente eretiche, degli spirituali, dei compagni di strada, di coloro che condividevano le tesi teologiche del cardinale Reginald Pole, quello che mancò le lezioni a Papa prima di Paolo V. E quindi tutori dell'ortodossia ecclesiastica insieme a palesi eterodossi, se non addirittura eretici, letterati, Romolo Amaseo per esempio, politici, Gerolamo Saulio, governatore, ma anche cultori di un sapere letterario in minima parte, ma oggi noi diremmo scientifico o naturalistico, Achille Bocchi e Ulisse Aldrovandi per esempio. Questa apparente accozzaglia di specialisti diversi è tenuta insieme da un milieu culturale, da un minimo comune sostanzialmente condiviso, e potremmo assumere che il minimo comune che tutte queste figure, tutte queste personalità condividano sia l'esigenza di una scrittura nuova, di un linguaggio nuovo. Non perché la lingua italiana o il volgare non siano utilizzabili, ma perché quel linguaggio manca per un verso di universalità, per l'altro di quella capacità di aderire alla sostanza delle cose, di penetrarne l'essenza e dunque di essere un linguaggio sapienziale, un linguaggio filosofico. Dagli inizi del XV secolo erano in qualche modo decadute tutte le convinzioni in ordine alla naturalità dei linguaggi. I linguaggi sono convenzionali, le lingue sono convenzionali, esiste un usus loquendi che in qualche modo le garantisce e le legittima, esiste il consenso degli uomini che le rende in qualche modo accettabili, fermo restando che la parola non solo non dice l'idea, ma meno ancora è in grado di dire la cosa, meno ancora è in grado di dire la sostanza immobile, permanente, il contenuto di verità delle cose. E allora quando andiamo a utilizzare le parole per comunicare, qualunque linguaggio va bene, dice Bocchi e dicono i suoi compagni di strada. Quando invece vogliamo accedere ai contenuti più profondi di una sapienza arcana, riposta, eterna, che si modifica attraverso manifestazioni differenti a seconda dei tempi e dei luoghi, ma permanente nel proprio zoccolo sapienziale, allora occorre costruire un linguaggio che aderisca a questa essenza di cose, a questo sostrato, a questo contenuto metafisico che in qualche modo le identifica. Il simbolo sembra poter essere il linguaggio più adiacente alla sostanza di ciò che vogliamo dire, di ciò che vogliamo raccontare. E tutti questi personaggi, pochi personaggi che ho nominato, e i moltissimi altri che ruotano attorno all'Accademia di Bocchi, non vi conosco, per cui non so quanto vi siano familiari i nomi che pronuncio, ma Giulio Camillo Del Nino è venuto a parlare prima di me, Bacchelli probabilmente l'ha evocato, Mario Mizzoglio, umanista importante, parmense, ciceroniano, tra i più accaniti e tra i più conosciuti anche fuori della penisola italiana nel Cinquecento, Renata di Francia da Ferrara, altro personaggio che interviene nelle discussioni di Bocchi, in qualche modo collaborano alla costruzione di queste questioni simboliche e vi collaborano in due modi, dando in qualche modo il loro apporto culturale, ma soprattutto rientrandovi come dedicatari di queste questioni. Per cui i 157 o 153, non ricordo più il numero, simboli raccolti nel volume di Bocchi hanno altrettanti dedicatari,
e questi altrettanti dedicatari sono in qualche modo i protagonisti di questa esigenza di riforma culturale, che parte da un'esigenza di riforma della comunicazione della cultura, del linguaggio della cultura, sono in qualche modo tutti rappresentati in questo libro delle Questiones. Cosa sono le Questiones? Sono un testo scritto in versi, la redazione ultima è a carico di Bocchi, le suggestioni sono molte altre, accompagnato ciascuno da di questi poemi, il poema che li chiama Bocchi, in versi, prevalentemente in esametri, è affiancato da un'immagine. L'immagine non ha alcun rapporto diretto con il testo. A dire il vero, il rapporto non pare nemmeno mediato. Certamente non c'è un rapporto di traduzione da un linguaggio verbale a un linguaggio iconografico. Il rapporto è molto più sottile. Bocchi vuole che il rapporto sia molto più sottile. Bocchi vuole che il rapporto sia sostanziale. È il messaggio, è il contenuto, è ciò di cui si carica il poema a dare il senso di un'immagine che ha senso non per la facies, non per l'apparenza che ha, ma per le ragioni profonde, per la verità nascosta che dentro quell'immagine e contenute che si può in qualche modo disvelare. La voraccia evidentemente anche per quel che attiene alla realizzazione delle immagini, ci lavora Prospero Fontana in particolare, Bocchi risulta avergli corretto parecchie cose, gli interventi sul manoscritto sono molteplici. Quando avremo la seconda edizione delle Questiones, verso la fine degli anni 70, Bocchi morto, la riconfigurazione, la correzione di queste immagini sarà di Agostino Carracci, e quindi ritroviamo quel Carracci di Palazzo Fava che entra dentro in qualche modo anche le questioni di Bocchi. La rete continua a complicarsi. Perché una roba del genere? Cioè, perché l'edizione di una cosa di questo tipo, che tiene insieme questi testi e li combina con questo tipo di immagine? Bocchi lo racconta nel simbolo dei simboli che premette all'intera raccolta. Il simbolo dei simboli è accompagnato da un'immagine, l'immagine è Pucranio, la testa di bue che si ritrovava scolpita nei sarcofagi antichi e che ritorna in quella simbologia egizia che viene riscoperta all'inizio del 400 da Buondelmonti, quando riscopre il cosiddetto Rapollo. Cosa rappresenta il Bucranio? Rappresenta una sapienza profonda e riposta, ma usabile, ma spendibile, ma traducibile in prassi, potremmo dire. Riattualizzabile proprio nella sua dimensione usuaria. E dunque il livello più alto, la cifra più profonda, il carattere più proprio e più astratto di questa grammatica simbolica, il simbolo in questo excursus etimologico, viene accompagnato da questa immagine. Ovviamente non traduciamo l'intero testo di Bocchi, ho provato a giocare con il rosso e con il blu perché siano chiare le citazioni, chi cita Bocchi nel produrre questa sorta di etimologia storico-filosofica del sapere simbolico e le diverse accezioni nelle quali noi possiamo trarre e considerare cosa sia il simbolo. E le accezioni prevalenti, quelle che a Bocchi interessano maggiormente, avrò sicuramente dimenticato l'appunto, ma in questo caso no, sono quella che riporta il simbolo al concetto di insegna militare. Perché di insegna militare? Se ricordate, prima io parlavo di Bocchi e dei suoi sodali come di una studiosa corsa. Perché l'insegna militare a evocare il simbolo? Perché dentro il simbolo in molti si debbono riconoscere
e debbono orientare la loro attività a un fine condiviso. L'insegna militare è un tratto unitario di riconoscimento e perciò stesso simbolico di un'attività in qualche modo condivisa e mirata. Come il sapiente non può essere un singolo, ma come per produrre sapere è necessaria una studiosa corsa, così per produrre quel grimaldello che permette di destrutturare un sapere evidentemente inutilizzabile e ricostruire una dimensione conoscitiva e sapienziale nuova, non basta un uomo solo, non basta un filosofo, non basta un letterato, non basta un pittore, ma occorre una equipe, una studiosa corte di individualità diverse disponibili a riconoscersi sotto un medesimo segno. Significa nota di riconoscimento, simbolo significa tessera di cambio, tessera di scambio, in fondo vedremo anche tessera di amicizia, quella che veniva scambiata nelle città come salvacondotto per gli stranieri. Simbolo sta a significare la moneta che permette lo scambio, non solo lo scambio di cose, ma anche lo scambio di idee, in questo caso lo scambio di concetti. Soprattutto il simbolo attiene a una tradizione molteplice che affonda nella cultura greca e nella cultura tardo antica i propri significanti tra loro anche molto diversi. Nel simposio di Platone che cos'è il simbolo? Il simbolo è la divisione a metà dell'uomo. Platone nel simposio fa raccontare ad Aristofane come l'uomo all'inizio fosse tondo, sferico, circolare, assessuato poiché Dio Zeus si era arrabbiato con questa umanità che al solito faceva cioè andare di lei, lo taglia a metà, gli toglie la tondezza e lo rende maschio e femmina. E perché simbolo? Perché le due parti si imballano, perché i due elementi del simbolo devono tornare a riaggregarsi. Tutta la tradizione erotica platonica gioca su questa riaggregazione delle due metà che debbono riunirsi, che debbono ricongiungersi e diventare appunto simbolo. Nella tradizione neoplatonica prima e poi nella tradizione cristiana simbolo vuol dire una cosa sola. Simbolon, il simbolo era credo niceno. Il simbolo era la preghiera sotto la quale tutti i cristiani si riconoscevano. Di nuovo l'insegna militare, di nuovo la reduzio ad unum di una molteplicità che viene a riconoscersi sotto un vessillo, sotto una bandiera, sotto un tratto distintivo. Ma soprattutto, dice Bocchi, questi simboli sono degli involucri di una sapienza non erratica, di una sapienza che non sbaglia, sono degli involucri, sono delle coperte sotto le quali dimora una sapienza che non commette errore, che non commette quegli errori e quelle discrasie che sono prodotte invece dagli artifici linguistici in uso. E per accedere al simbolo in questa accezione, dice Bocchi, richiamiamo alla mente le allegorie, gli enigmi dei pitagorici e insieme a quelli, siamo a metà della citazione, insieme alle allegorie e agli enigmi dei pitagorici chiamiamo gli emblemi di Alciati. Ho riproposto questo tratto centrale del simbolo dei simboli e la traduzione italiana, tali, cioè simboli, furono i simboli dei pitagorici, le allegorie, gli enigmi e i repertori, come vengono chiamati gli emblemi di Alciati, pieni di arcani misteri, quali contengono gli esempi più efficaci e nobili di vita e di costumi, comprensibili solo ai più sapienti, ma incomprensibili agli ignoranti. Pitagora, Alciati, allegorie, enigmi, i quali hanno un significato per quello che rivelano o per ciò cui alludono. Ciò che rivelano e ciò cui alludono
non è necessariamente, non è soltanto il contenuto di una verità astratta, ma è anche un esempio efficace e alto, sublime, di vita e di costume. Ecco dunque una delle ragioni che porta i padroni di queste case cinquecentesche a utilizzare per decorare i loro appartamenti repertori di questo tipo. Dipingere o far dipingere l'Eneide, o far dipingere la vicenda di Troia, o far dipingere le storie di Camilla, o far dipingere a Palazzo Magnani la fondazione di Roma, non ha solo un riferimento storico-storiografico, non è riportare al presente delle imprese agite in tempi passati. Attraverso quelle imprese ciò che viene riattualizzato non è il gesto, ma è l'intenzione, la condotta di vita, il modello, lo stile, la dimensione soggettiva, attiva e personale di chi vive in quei luoghi. Al di sotto del fregio che corre intorno a questa stanza, voi vedete proprio degli enigmi o degli emblemi alla maniera degli arcianti o alla maniera di ciò che Bocchi sta cercando di raccontare. Lo vediamo anche in questa immagine, lo vediamo nella versione di Palazzo Leoni, lo vediamo accanto nella versione di Palazzo Bocchi, dove c'è una diana analoga rappresentata nei termini attraverso le prerogative di, appunto, di Diana e della Luna, ma che sta a evidenziare un comportamento e un temperamento che dietro quell'immagine si realizza. Troviamo qualcosa del genere, si vede da Cani, ma lo troviamo a Palazzo Torfalini e lo troviamo in maniera la più simbolica e secondo me la più efficace di tutti a Palazzo Poggi. Sono effettivamente enigmi, ciò che ciascuna di queste immagini ci dice non è quello che vediamo e dunque non la dobbiamo interpretare per ciò che vediamo, non dobbiamo ricercare in essa la citazione di qualche cosa di tramandato, e non semplicemente un'allegoria, non è semplicemente una trovata retorica, ma è precisamente un enigma. E la Sfinge che viene rappresentata in una delle pitture murali di Palazzo Poggi è in qualche modo una dichiarazione. Come una dichiarazione di scelta rappresentativa, sono queste grottesche e questi simboli che vediamo accanto alla Sfinge e che non hanno un'interpretazione, come dire, né naturalistica né storica immediata. Stanno a rappresentare un tratto e un tipo di decorazioni che nella Roma recentemente riscoperta, in Castel Sant'Angelo, hanno indubbiamente un antecedente, ma che stanno lì a dire qualcosa di differente rispetto all'immagine che hanno. Come tali, appunto, corrispondono agli enigmata e alle allegorie delle quali aveva in mente, delle quali, alle quali fa riferimento Bocchi nella sua introduzione. Ma accanto all'allegoria o accanto all'allegoria alla greca, se ricordate, Bocchi aveva citato Alciato Alciati. Alciati pubblica per la prima volta nel 1531 un libro di emblemi, immagine anche in quel caso e testo espresso in versi. Accanto Alciati insegnava a Bologna, insegnava a Bologna diritto ed entra, appena arriva a Bologna, tra gli amici, tra i compagni di strada di Achille Bocchi. Sta facendo un mestiere, si sta dedicando a qualcosa che per alcuni aspetti è familiare a Bocchi. E non è un caso che nella sua definizione di simbolo e nelle funzioni che associa al simbolo, Bocchi lo chiama in causa. Alciati, le immagini, i simboli di Alciati erano di questo tipo. Lì vediamo una mano con un occhio all'interno e delle rovine, rovine ovviamente non
immediatamente ubicabili né in questo tempo né in questo spazio, un'immagine chiaramente non immediatamente decifrabile, non immediatamente riducibile a un'interpretazione. Alle spalle di Alciati, e ho scelto questa immagine perché per quanto diversa indica una parentela immediata tra l'immagine di Alciati e in qualche modo una fonte, una delle sue probabili fonti, la ritroviamo nell'opera di un maestro di retorica bolognese che è Filippo Fasanini, il quale per la prima volta nel 1517 pubblica un'opera che ha un successo strepitoso, sono gli Eroglifica di Oracolo, e cioè è questa massa di geroglifici decifrati, non immaginate i geroglifici, quelli della stella di Rosetta, sono immagini per l'appunto esattamente del tipo di quelle che stiamo vedendo, del tipo di quelle che vedete dipinte al di sotto delle neve in questa stanza, quindi sono immagini che non hanno nulla di quello che noi associamo ai geroglifici, ma hanno accanto un'interpretazione. Risalgono, o almeno così la leggenda, in buona sostanza c'è anche qualcosa di vero, risalgono a un autore del V secolo a.C., che è Orapollo Niliaco, Orapollo del Nilo. Naturalmente le immagini, i testi che andrà a pubblicare Fasanini non sono quelli dell'originale, dell'autore presunto in qualche modo mitico, ma che cosa raccontava? Che cosa raccontava Orapollo? Che queste immagini erano i caratteri minimi dell'alfabeto creativo con il quale il dio egizio aveva elargito la propria somma sapienza tra i potenti dell'Egitto, i faraoni, tra i sommi sacerdoti dell'Egitto. Era un linguaggio iniziatico che solo alcuni potevano parlare, che solo pochi potevano parlare, ma era il linguaggio che permetteva non di accedere alla verità, ma di ricevere la verità direttamente dalla divinità. Permettevano di entrare a colloquio col divino. Se decifrati, questi simboli potevano riattualizzare questo potere divinatorio della parola stessa. Un codice attribuito a Orapollo viene comperato da Bondelmonti nel 1416-1417, all'inizio del 400, arriva in Italia, il testo in greco, Fasanini lo traduce in latino, lo pubblica per la prima volta nel 17 senza immagini, cioè solo con le leggende, e poi subito dopo associa delle immagini di questo tipo. Sono le immagini che ritroverete non solo nell'Alciati, ma in Piedio della Fosse, dalle Fosse c'è cioè Piedio Valeriano, negli emblematisti del 500 maturo fino al 600, fino ad Atanasio Kircher. Sono motivi che ricorrono, immagini che ricorrono, la cui interpretazione ovviamente è destituita di ogni significato di verità, e comunque viene attestata come una parola veridica perché la stessa parola con la quale la divinità si è espressa. Divinità che si è espressa evidentemente non attraverso un linguaggio fonetico, ma attraverso un linguaggio misterioso e magico riducibile all'immagine. L'effetto è dirompente, nel senso che accade ogni tanto che qualcosa venga interpretato per qualcos'altro. La scoperta di questi geroglifici e della loro interpretazione porta all'attenzione degli intellettuali del primo Cinquecento l'idea che ogni immagine in qualche modo non naturalistica che non riproduca la realtà sia una traccia di un linguaggio sapienziale, originario e divino attraverso il quale la divinità stessa si è manifestata. Tanto più laddove il linguaggio e i contenuti di verità vengono in qualche modo variati da un mezzo interpretativo, tanto maggiore è il desiderio di utilizzare questo medium del linguaggio per immagine
associando a questo linguaggio attraverso immagini la possibilità di superare quella serie di paradossi che impediscono al nostro parlare di accedere, di concepire verità extrasensibili, extraumane, extragrammaticali. Di questi simboli, questi sono i simboli ricorrenti attribuiti a Orapollo, che ritroviamo in un altro testo che ebbe amplissima fortuna in circolazione a partire dagli ultimissimi anni del 400, quando fu pubblicato. Questi sono i simboli dell'Ipnerotomachia Polifili di Colonna, probabilmente uno dei primissimi testi illustrati con le nuove tecniche di stampa. Esce a Venezia per Aldo Manuzio alla fine del 400, nel 1499 se non mi sbaglio. Vedete che il bucranio, che abbiamo visto prima accompagnare il simbolo dei simboli di Bocchi, è presente. Questa sorta di delfino che abbiamo visto insieme alle grottesche a Palazzo Poggi accanto alla Sfinge è di nuovo lì. Questa sorta di fenice, che credo di aver visto da qualche parte anche in questa sala, ricorre l'immagine dell'ara, e ricorrono una serie di topoi, di soggetti ricorrenti che vediamo in gran parte dei simboli dipinti nei palazzi, ma anche contenuti nei repertori simbolici del Cinquecento a partire da quello di Bocchi. Qui probabilmente vedete abbastanza poco, ho voluto portare un'immagine dal manoscritto delle questioni di Bocchi, quindi non dall'edizione a stampa. Quello che di questo simbolo volevo farvi vedere, l'ho ingrandito qua, è questo simbolo in forma di piramide. Questo simbolo ci riporta da casa di Bocchi a un'altra casa bolognese. Il titolo di questo simbolo è La mensa del cardinale Poggi. Questo presunto personaggio potrebbe essere il cardinale Poggi, e sulla sua mensa, sul suo tavolo, ciò che viene allestito per il pranzo è una rassegna di simboli che vanno da un coltello, da oggetti che non sarei in grado di identificare, a una sorta di piramide che giace su un basamento. Ritorniamo a questa stanza. Ritorniamo a Prospero Fontana nei paesaggi di Palazzo Poggi, ritorniamo ad Alciati qui, e ritorniamo al Fasanini di Orapollo qui. L'immagine di questa piramide, o di questo modello di obelisco, o di questa figura geometrica tridimensionale, ritorna nelle componenti simboliche di Orapollo e ritorna in questi sfondi paesaggistici che hanno ben poco di noi e di queste zone, e che esaltano non solo l'elemento verticale ma soprattutto l'elemento piramidale. Se ricordate, tra le fonti di Bocchi c'erano i simboli pitagorici, c'era Pitagora, c'era alle spalle di Pitagora la costruzione tetrattica, la costruzione piramidale che racchiude il contenuto di verità della filosofia esoterica ed esoterica pitagorica, immagine che rappresenta la costruzione e la costituzione del mondo, e che ricorre non semplicemente a identificare una piramide stretta o qualcosa di semplicemente riconducibile a un obelisco o a un elemento puramente decorativo ed archeologico, ma ritorna chiamata in causa pesantemente attraverso la tradizione pitagorica. La tradizione simbolica pitagorica, Bologna era diventata di casa con Filippo Veroaldo Signore, con il Filippo Veroaldo compagno di strada non di Bocchi ma di un maestro ideale di Bocchi, che era Lucio Codro. Qui è stato a lungo di casa il professor Raimondi, per cui per noi, per quelli della mia generazione, Codro è un parente stretto di Raimondi, quindi mi fa anche piacere
evocarlo qui, i simboli pitagorici, tra cui i simboli tetrattici, erano parte costitutiva di questo repertorio attraverso il quale Filippo Beroaldo ricostruisce una trama a proprio modo simbolica nella cultura bolognese del medio 400. Sono simboli sapienziali, ma sono essenzialmente dei simboli riconducibili alla vita pratica. C'è un'etica pitagorica che viene in qualche modo riattualizzata attraverso questo scritto e che è riconducibile in qualche modo a quel valore del simbolo come costitutivo caratterizzante un modello di comportamento, un modello di vita. L'etica non è solo quella di Nicomaco, ci viene a dire Beroaldo, ma esiste una prisca etica, un'etica ancora più antica di quella greca, un'etica che sta ancora alle spalle dei maestri di Atene e che, essendo più antica, ha una verità ancora più profonda. Il vero è riposto negli incunaboli del tempo, più indietro andiamo, più il vero coincide con l'intero, non è frammentato, non è diviso nella particolarità e nella parzialità. Ecco che accanto a quella simbologia evocata da Orapollo attraverso la mediazione di Pasolini e attraverso la mediazione di Alciati, arriva a distanza di un secolo più o meno, di poco meno di un secolo, anche quella tradizione sapienziale e morale che attraverso la simbologia pitagorica aveva importato nello studio e nella cultura bolognese Beroaldo. Ritroviamo qualcosa di simile in uno dei simboli di Bocchi. Troviamo qualcosa di simile, ma troviamo soprattutto il corollario di quello che era stato il simbolo iniziale di Bocchi, il simbolo dei simboli, quello che apriva la raccolta, che diceva: caro lettore, tu mi chiedi perché io utilizzo i simboli. E utilizzo i simboli perché i simboli sono la raccolta di molti in uno, sono un'insegna sotto la quale ci riconosciamo in molti, sono il simbolo della composizione di ciò che è stato spezzato, ciò che è stato spezzato nel simposio platonico è l'uomo spezzato, staccato dalla donna, ma più in generale ciò che è stato spezzato è una verità originariamente intera che il tempo ha ridotto in brandelli e che il sapere deve ricostituire in unità. Ma il simbolo è anche quell'involucro di una sapienza auderratica, di una sapienza che non commette errore e che si nasconde sotto l'involucro simbolico. Questo è il terzo simbolo di Bocchi, non credo fosse quello che avevo mimato, no. Questo è un simbolo secondo me bellissimo, il titolo è Pittura grave costenduntur pondera rerum quae quelate magis semper magia aperta patent. Con la pittura simbolica si rende manifesta la sostanza delle cose più essenziali. Per mezzo di queste cose riposte, per mezzo di queste delle pitture, le cose più riposte si rendono palesi. Socrate, nemico, ci racconta Platone di tutte le arti figurative perché copia di copia, qua si rende pittore o scultore e realizza il proprio autoritratto. Lo realizza però con gli strumenti non della sapienza di Platone ma della sapienza di Pitagora, con la squadra, con il compasso e qui probabilmente con qualcosa che potrebbe anche essere paragonabile a un regolo. È seduto su un parallelepipedo, si specchia nella propria opera, riconosce la propria immagine nella propria opera d'arte, nel proprio ritratto, solo che mentre si ritrae scopre che accanto, di dietro al suo viso, c'è il viso dell'Eudaimon. C'è il viso di quell'anima immateriale che lo scorta per tutta la vita terrena e del quale non aveva potuto avere percezione alcuna prima di vedere quest'anima immateriale riprodotta nella propria opera d'arte. Il simbolo fa esattamente questo, e cioè attraverso un tratto visibile, capace di essere percepito dagli organi di senso, offre alla sensazione
ciò che sta fuori dai domini dei sensi. Il simbolo, attraverso il segno, restituisce al sensibile ciò che non è sensibile, l'immateriale. In questo caso l'anima, ciò che non vedremo mai e che tuttavia attraverso il disegno artificiale ma simbolico di Socrate, Socrate riconosce. E quel conosci te stesso di Socrate si realizza soltanto non nell'introspezione e nell'autocoscienza socratica, ma solo nella produzione artistica di Socrate, cioè nella sua produzione di cose, nella sua produzione di res. E su questo insiste Bocchi di nuovo. I poeti ornano con le figure i loro poemi e captano mirabilmente l'attenzione degli uomini perché con facilità intendono con gli orecchi ciò che prima è stato posto sotto gli occhi. Dunque nessuno avrà biasimarmi se rendo manifesta la sostanza delle cose attraverso le immagini, però io ho deciso di imitare non i poeti ma la natura stessa e dunque di indurre diverse forme alla percezione sensibile. Dice, c'è un'antica tradizione, gli antichi vati, soprattutto quando dovevano raccontare delle cose molto astratte, usavano dipingerle anche, usavano associarle a un'immagine, usavano illustrarle come nei nostri libri di scuola in cui l'immagine si accompagna al testo per rendere l'intelligenza del testo più rapida e più immediata. Per cui anch'io faccio in qualche modo come loro, però faccio una cosa in più. Io non sto imitando loro, non sto imitando i poeti, ma sto imitando la natura stessa. Non la natura fisica, ovviamente, la natura come effetto della grande produzione divina. E come la natura, io non copio qualcosa che c'è già, non riproduco qualcosa che c'è già, ma induco dentro la natura qualcosa che la natura non ha contemplato. Natura militare constituit et varias sensis inducere formas. La induzione delle forme, l'induzione delle forme è il miraggio degli alchimisti. È la meta che si danno, che si davano, o che si davano anche nel Cinquecento, gli alchimisti, non solo separare gli elementi, ma andare ad indurre dentro la natura delle cose delle forme che la natura non ha contemplato. Ecco allora che attraverso il simbolo non andiamo a simbolizzare alla maniera nostra contemporanea qualche cosa per ricordarlo meglio. Il simbolo non è un aiuto alla memoria, il simbolo non è appunto un istituente mnemotecnico, il simbolo non è un elemento decorativo. Quanto abbiamo ancora? Tutti i tempi che vuoi. Beh, vabbè, insomma, non vorrei abusare della vostra pazienza. Il simbolo appunto non riproduce né decora né aiuta a ricordare, ma il simbolo o sfida o aiuta la natura ad arricchire le proprie medesime produzioni. Il pittore simbolico, l'artista simbolico, il sapiente simbolico va ad aggiungere qualcosa e va ad aggiungere qualcosa di essenziale, di sostanziale che tuttavia è riconoscibile attraverso il senso. Questo è un altro simbolo, probabilmente quello che avevo mimato, nel quale ricorre una simbologia geometrica, anch'essa pitagorica, non è solo una simbologia geometrica, non è solo una simbologia pitagorica, questa è Minerva Capitolina, quindi è di nuovo quella Minerva che nel simbolo dell'Ermatena, nel logo che introduce all'Accademia dei Bocchi, è la compagna inseparabile di Mercurio. Qui abbiamo Minerva che lega il mondo del divino al mondo della natura sulla quale sta effettivamente inducendo delle forme. Il piano della natura è messo in relazione col piano del divino attraverso questa figura che è la figura di Minerva. Minerva è anche una sapienza attiva, sapienza sì, ma una sapienza che fa? Cosa fa questa sapienza? Fa delle forme, ma non perché voglia fare geometria, perché vuole fare esattamente quello che Socrate
aveva evocato precedentemente, andare a indurre la regolarità di queste forme perfette che appartengono al divino dentro il disordine, dentro il caos naturale. La sfera che Dio tiene rigorosamente fra le braccia e che non concede, che non fa scendere dalla nuvola, è la sfera che Minerva sta tracciando sul piano attraverso il compasso. Minerva è l'altra faccia di questa divinità intermedia, che è una divinità evidentemente negativa, che è scacciata dall'alto verso il basso, evidentemente per ragioni riprovevoli. Minerva, mantenendo il centro, mantenendo la metà, mantenendo la propria posizione mediana, lega, o se preferite, separa tra loro l'ordine della perfezione divina e atemporale e l'ordine invece del mutamento delle cose della natura. Ma tiene lontano queste due realtà, o tiene vicino, avvicina queste due realtà, non attraverso la propria speculazione, non attraverso la propria riflessione astratta, ma attraverso il movimento della sua mano, attraverso quel movimento che permette al compasso di ruotare e di disegnare dentro la natura ciò che Dio ha tenuto separato nei cieli. Di nuovo l'immagine di una sapienza che fa, che produce, che dà un segno, che lascia un segno, che incide, che lascia qualcosa che si vede, si sente, si percepisce, ma che si vede, si sente, si percepisce perché trae il proprio significato da una regione più alta. Ma la cosa che più interessa, o che interessa altrettanto di questa immagine, è che è un'immagine programma. Viene dedicata a Gerolamo Saulio, Gerolamo Saulio, che è governatore bolognese, nel momento in cui viene ammesso dentro l'Accademia, e dice: nessuno senza di me potrà entrare in questa Accademia. A parlare presumiamo sia questa Minerva, e Minerva fa in qualche modo il verso all'adagio platonico: nessuno può entrare all'attribuzione dell'imperativo platonico, nessuno può entrare nella mia Accademia se non conosce le matematiche. Nessuno può entrare senza di me, senza questa Minerva qui dentro la mia Accademia. Qui dentro una studiosa cors, quella di cui parlavamo prima, impara a sapere intus et extra, impara a conoscere dentro di sé come Socrate, come gnocet ipsum, ed extra, ma anche fuori, a partire dal sé conosce di fuori. E questa studiosa cors non smette di studiare, dum sciat ut totus sit magem medium, finché non verrà a sapere, cioè non saprà riconoscere, che la metà è più della totalità. Paradosso, ma paradosso per quel senso, per quel consenso di un linguaggio abituale, quotidiano, ripetitivo del dato, riproduttivo del visibile, dello storico, dell'abituale, del consensuale, del conseguito. Se attraverso la vocazione sapienziale di Minerva, attraverso gli strumenti utilizzati qui da Minerva, che sono gli strumenti di quella tradizione che affonda in Arciati, in Apollo, nei simboli di Pitagora, nelle restituzioni del pensiero pitagorico, comunque del pensiero greco, forniti di quegli strumenti, questa studiosa cosa che è entrata dentro l'Accademia riuscirà a capire verità profonde ma dissonanti rispetto al senso comune, diremmo noi, tali da poter rendere giustizia di un assetto apparentemente paradossale e contraddittorio, come la metà è più della totalità. Ma la metà è Minerva, è quella medietas che sta a metà strada tra l'alto e il basso. La metà in più della totalità significa dire che questa sapienza simbolica che fa segni, che fa emblemi, che fa geroglifici, che fa immagini, e attraverso segni, immagini, geroglifici dice di più di ciò che fa vedere, è ascrivibile alla medietas di questa intelligenza, di questa sapienza umana, che non è né divina né naturale, ma sta a metà strada tra il divino e il naturale, li rende dialogati.
Se dal punto di vista di Dio, dal punto di vista della natura, l'intero è maggiore della metà, dal punto di vista di questa intelligenza mediana, che non potrà mai essere divina e che non si accontenterà mai di essere naturale e sensibile, per questa intelligenza che fa, che costruisce, che crea, che imita la natura, che contende con la natura, che induce in natura nuove forme sensibili, ebbene il medium, la mediazione, la metà, l'interposizione, il medio proporzionale, la grande scoperta della cultura cinquecentesca, la logica dei medi proporzionali, è la verità più profonda, più coestesa o coestesa rispetto alle possibilità più supreme di una conoscenza totale, auderratica, ma al tempo stesso operativa. Minerva fa la parte di questo portone. Nessuno senza di me potrà accedere all'Accademia. Nessuno senza Minerva, senza questa sapienza che riconosce che la metà è più della totalità, senza questa sapienza simbolica, nessuno può entrare qui dentro. Ma chi entra qui dentro vuol dire che sa, che riconosce che la metà è più della totalità, e cioè che questo linguaggio simbolico, potente, non creativo ma interpretativo dei livelli più alti, supremi, eterni, immutabili della sapienza, chi entra qui dentro depone in qualche modo le vesti, gli statuti, le abitudini della vita extra accademica, e lì dentro veste nuovi panni, cambia nome. Il sodalizio accademico implicava un cambio di nome per i soci che avevano un nome accademico, impone che accada questo, e cioè che si realizzi ciò che sulla scarpa del palazzo è stato scritto in ebraico: Dio libera la mia anima da parole inique. Dio libera la mia anima da un linguaggio, una parola che acceda a qualche cosa di incompatibile con la regola spirituale, metafisica, teologica, ma soprattutto conoscitiva e sapienziale data. Ma occorre anche accedere al contenuto dell'epistola oraziana: sarai re, cioè avrai grandezza, avrai potere, avrai comando. Ovviamente Bocchi sta riferendo a se stesso questa citazione. Se saprai fare rettamente. Saprai fare rettamente non è solo l'agire pratico, l'agire politico, l'agire, la conduzione della casa, la conduzione dell'accademia. È quel fare, quel saper fare, soggetto alla regola, soggetto alla norma, che è la capacità produttiva di una sapienza che non si accontenta più di contemplare, di vedere, di ricordare, di attingere al passato o di riconoscere dentro la natura i livelli di una legalità in qualche modo scientifica, ma che vuole dettare le condizioni per una nuova legalità scientifica, che vuole costringere la natura a fare opere diverse da quelle che ha fatto, che vuole provare a trovare la cifra per mostrare a chi parla, a chi ascolta, a chi legge, a chi scrive, di vedere con gli occhi i contenuti di un sapere più profondo e riposto, e ovviamente non interamente riconducibile alla parola e alla immediata intelligibilità della parola. Ecco perché il palazzo ha quella veste simbolica che vedevamo all'inizio. Perché il palazzo diventa una specie di spartiacque, una specie di frontiera tra il luogo della vita quotidiana, nel quale domina il consenso, nel quale domina la comunicazione interpersonale finalizzata a gesti, a fatti del tutto contingenti, e una nuova socialità, una nuova sodalitas, una nuova fratellanza, una nuova convivenza che però ha delle regole diverse, che non sono le regole dell'uso, che non sono le regole dell'abitudine, che non sono le regole di un consenso ottenuto, come dire, mediando tra esigenze soggettive, ma sono regole che hanno una storia, una profondità e hanno una radice entro un contenuto sapienziale, riposto e di lungo periodo.
L'Accademia in questo caso diventa il grande simbolo, ma diventa anche la fucina di questi simboli. Sidiergli si utilizza il linguaggio di Minerva, si utilizza il compasso e il pennello che abbiamo visto affidato alla mano di Socrate e si produce non un'immagine nuova, non un disegno nuovo, ma una forma di sapere in qualche modo rinnovata, che ha la chiave del proprio rinnovamento, stando a occhi, nella capacità di mescolare l'antico con il moderno, e cioè di prendere quei relitti delle civiltà lontane, più vere della nostra perché più vicine all'origine, e di andare ad interpolarle con i risultati più aggiornati delle più recenti acquisizioni culturali del Rinascimento, ma che al tempo stesso mette insieme, ed è quindi di nuovo simbolica, una competenza di tipo letterario, di tipo teologico, di teologie plurali. Abbiamo visto che convergono nell'Accademia Ermatena ortodossi, eterodossi, censori dell'ortodossia e trasgressori. Linguaggi e grammatiche diverse dall'ebraico al latino al greco, addirittura al geroglifico egizio, ma anche competenze culturali diverse. La filosofia, la filologia, il sapere matematico-scientifico, il sapere pratico e ovviamente la capacità di riprodurre attraverso il disegnare, attraverso le arti del disegno che fanno in qualche modo da filo conduttore di questa vicenda. Mi fermerei qui ovviamente a disposizione per domande eventuali o richieste eventuali da parte vostra. Grazie.